Stamattina il sit-in della USB per formalizzare alcune richieste ancora una volta nei confronti della direzione dell'ASL Avellino. Ieri la dottoressa Morgante diceva un po' pretestuoso forse questo scendere in piazza quando c'è già un incontro fissato. L'ha fissato di conseguenza a questo sit-in praticamente. Noi veniamo a manifestare per la situazione dell'ospedale Landolfo di Solofra. Noi siamo un gruppo di infermieri, io lavoro in ginecologia ostetricia, lei lavora in chirurgia. Praticamente ormai siamo allo sbando a Solofra, non ci sono operatori sociosanitari, personale pochissimo, siamo costretti a fare le 18 ore che è antisindacale per poter coprire dei turni. Gli operatori sociosanitari praticamente sono quelli della cooperativa, presi dalla cooperativa, e dalla cooperativa sono costretti a lavorare su più reparti. Praticamente nei reparti non c'è mai un OSS. Noi infermieri, su invito della direzione sanitaria, siamo costretti a fare anche gli OSS. Cioè, la direzione sanitaria sa di questa situazione, ci ha invitato a coprire i turni degli OSS, non a coprire i turni, ma a collaborare in assenza di questa figura. Praticamente si parla di demansionamento. La collaborazione è temporanea, ma non è che può essere perpetua, per cui effettivamente noi chiediamo che ogni professionista svolga il proprio ruolo, quindi nulla questio per quello che può essere l'assistenza al paziente, però nel momento in cui si perpetua continuamente questa carenza, cioè a questo punto noi ci invitiamo, cioè perché veniamo anche demansionati e credo che non sia corretto. Quindi è un continuo correre con i prelievi in mano, radiologia, portare i pazienti in sala operatoria, tutte mansioni che non spettano all'infermiere. Lo facciamo proprio per dignità professionale, ma adesso basta. La direzione generale sa benissimo di questa situazione, la direzione sanitaria altrettanto, però non succede niente, non cambia niente, non si muove. Ma c'è anche una carenza del personale infermieristico? Certo, anche personale infermieristico. Per questo motivo siamo costretti a fare le 18 e le 12 ore, perché ormai non ce la facciamo più. Quale sarebbe un organico ottimale? Quale sarebbe il numero da inserire? Allora, come OSS mi sembra che mancano 14 persone ed è un numero altissimo, altissimo. Per gli infermieri manca tantissimo personale, tantissimo. C'è da dire che ci sono persone che sono esonerate, limitate come limitazioni, che fanno comunque i turni perché non c'è personale, sono costrette a fare i turni.